Buonasera e bentornati nel mio canale. Oggi vi vorrei parlare di un argomento veramente importante e mi dispiace che devo farlo con questi rumori di sottofondo. Vi chiedo scusa, ma purtroppo io non ci posso fare niente, ci sono questi rumori. Oggi vi volevo parlare della scelta del mazzo di tarocchi da utilizzare per le vostre stesure. È veramente importante questo argomento perché quando voi vi avvicinate alla lettura dei tarocchi dovete tenere presente che dovete scegliere il vostro mazzo, quindi non va bene un mazzo qualsiasi preso a caso, ma si deve scegliere un mazzo che voi sentite in qualche modo vostro, che sentite in armonia con voi. E non c'è un modo, diciamo così, strutturato per poterlo scegliere. Ognuno di voi deve sentire quale mazzo di carte in qualche modo lo attira, lo attrae, con quale mazzo di carte riesce a entrare in sintonia. Quindi il modo migliore è provare a toccare determinati mazzi di carte, prenderli, guardarli, sentirli, cercare di capire se quel mazzo di carte vi suscita qualcosa di diverso rispetto ad un altro mazzo di carte. Io però vi volevo parlare oggi della scelta, del mio mazzo di carte, cioè come io sono arrivata a scegliere il mio mazzo di carte. Io, come voi sapete, se seguite i miei video dedicati ai tarocchi, utilizzo i tarocchi di Marsiglia, che sono uno dei mazzi più tradizionali dei tarocchi. Io volevo raccontarvi come ci sono arrivata a scegliere questo mazzo. Innanzitutto, io ho conosciuto i tarocchi quando ero una bambina, avevo all'incirca 10-11 anni e mi trovavo in una località di montagna con i miei genitori e mia mamma ha comprato un mazzo di tarocchi di Marsiglia e quindi durante questa vacanza ha letto il libro e ha provato a fare delle stesure. Quindi in qualche modo io per la prima volta ho visto questi tarocchi, ho visto queste carte che non avevo assolutamente idea potessero esistere, non sapevo assolutamente che cosa fossero. Io vedevo che lei faceva delle prove, faceva delle stesure di prova e sono rimasta da subito veramente molto affascinata da queste carte. Quindi io a quei tempi, in quel periodo, ero semplicemente una bambina, quindi comunque non mi sono cimentata, diciamo, nello studio dei tarocchi, però sono rimasta abbastanza affascinata e quando poi sono un pochino cresciuta, quindi qualche anno dopo, ho letto anch'io il libretto che era allegato al mazzo di tarocchi di Marsiglia, che non era il classico libretto sottile che noi siamo abituati a vedere dentro i mazzi, tipo questo, per tanto per capire, ma era proprio un libro abbastanza spesso, che io adesso non ho più perché credo lo abbia mia madre, comunque un libro abbastanza spesso, molto dettagliato, con una serie di informazioni dedicate alla nascita dei tarocchi, alla storia dei tarocchi, dedicate ai significati delle carte. E c'erano poi tanti metodi di stesura in fondo al libro. Io, insomma, ho letto questo libro e ho provato anch'io a fare delle stesure, inizialmente un po' per gioco, insomma, così sono nate un pochino così queste prove. Poi, piano piano, mi sono appassionata sempre di più, sono arrivata a collezionare diversi mazzi di carte e ad utilizzare anche diversi mazzi di carte. Quindi inizialmente diciamo che il mio approccio con i tarocchi è iniziato con il mazzo dei tarocchi di Marsiglia, poi ero passata ad altri tipi di tarocchi, ad esempio mi ricordo i tarocchi polinesiani della gioia, mi ricordo che avevo utilizzato tanto le sibille, c'è stato un periodo molti anni fa in cui io utilizzavo molto volentieri le sibille, che comunque ancora adesso mi piacciono, ancora adesso utilizzo, però meno rispetto ai tarocchi. E insomma, sentivo un po' di confusione rispetto alla scelta del mio mazzo. Ero ancora molto giovane, molto inesperta, praticamente all'inizio ci giocavo soltanto e quindi ero ancora confusa. Poi, diciamo che maneggiando diversi mazzi di tarocchi e di sibille, ho sentito che in qualche modo il mio mazzo, quello con il quale veramente riuscivo a fare delle stesure un pochino più,
significative era il mazzo con cui io ero entrata in contatto all'inizio, quindi il mazzo dei tarocchi di Marsiglia. Quindi mi sono comprata un mazzo di tarocchi di Marsiglia nuovo, perché comunque il mazzo deve essere nuovo, non potete utilizzare il mazzo di un'altra persona, dovete comprare un mazzo nuovo che sia tutto vostro. Purificarlo ovviamente, quindi togliere tutte le energie negative e poi cominciare ad utilizzarlo. Ed è quello che io ho fatto, quindi ho cominciato ad utilizzare il mazzo tradizionale, me lo sono comprata, insomma, e lo sentivo, lo sento veramente il mio mazzo, perché è quello con cui in qualche modo io ho più feeling. Ovviamente vi faccio vedere le figure, ma sono sicura al 100% che voi conoscete benissimo i tarocchi di Marsiglia, che sono questi, perché sono veramente talmente tradizionali che è impossibile che non abbiate mai visto almeno una volta le figure dei tarocchi di Marsiglia. Questo quindi è il mazzo che io utilizzo. E insomma, questo video era per condividere la mia esperienza su come io sono arrivata a scegliere il mio mazzo di carte, ma anche per consigliarvi appunto di non scegliere a caso, ma di lasciarvi un pochino trasportare dalle emozioni che ogni mazzo vi suscita. E poi una volta che lo avete scelto, compratelo nuovo e purificatelo, quindi togliete tutte le energie negative. Di solito mischiando già il mazzo si tolgono già parecchie energie negative. E poi ovviamente ognuno ha i suoi metodi, ma su questo poi magari farò un video a parte, così ve ne parlo in maniera un pochino più dettagliata. Ecco, questo insomma è la storia, molto brevemente, molto stringata, la storia della scelta del mio mazzo di tarocchi. Magari se vi va, se usate i tarocchi, potete commentare il video e raccontarmi come voi siete arrivati alla scelta del vostro mazzo, mi fa molto piacere se volete condividerlo. Vi mando un bacio, vi do appuntamento al prossimo video e buona serata a tutti ragazzi!